Vai. Tonino Aceti, coordinatore nazionale del CNAMC. Quali sono i principali dati emersi dal decimo rapporto 2011? Beh, le patologie croniche in Italia si attestano al 38,6% dei residenti in Italia. Ci sono alcune patologie croniche maggiormente diffuse come artrosi, artrite, ipertensione piuttosto che diabete. Diciamo che i dati principali che emergono dal rapporto hanno a che fare con una fascia di età specifica, cioè l'età pediatrica, che in Italia rappresenta circa ha un'incidenza di patologie croniche pari al 13%. Le prime difficoltà, le difficoltà più importanti sono la difficoltà di accedere tempestivamente a una diagnosi, segnalata dall'88% delle associazioni che hanno preso parte al rapporto, e da ricondurre fondamentalmente a una carenza attribuibile ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta rispetto alla loro formazione rispetto a queste patologie. Abbiamo un problema sull'assistenza legata al pediatra di libera scelta e medico di medicina generale. Le associazioni denunciano appunto che c'è una scarsa formazione e informazione da parte di questi professionisti rispetto alle patologie. Vi è sicuramente un problema all'interno dei ricoveri, cioè il ricovero ospedaliero per il bambino o il ragazzo è un problema. Non viene effettuata la valutazione multidimensionale del bisogno di salute, che sappiamo essere importante per le patologie croniche. Non viene garantito il principio della continuità assistenziale al momento della dimissione, cioè quando si viene dimessi non vengono attivati i servizi socio-sanitari a livello territoriale. La terapia del dolore non è totalmente erogata e i farmaci oppiacei hanno alcune difficoltà rispetto alla somministrazione. Importanti problemi risultano anche essere quelli relativi all'assistenza farmaceutica, dove abbiamo un problema di mancata equità di accesso da regione a regione di farmaci rispetto ai farmaci. Abbiamo anche il problema di mancate indicazioni terapeutiche per l'età pediatrica di molti farmaci. C'è un problema di scarso accesso alle terapie innovative e le associazioni vengono consultate ancora molto poco dalle istituzioni. Problema molto sentito, come è stato più volte segnalato in questi giorni e in questi ultimi mesi, è il problema dell'accesso ai benefici socio-economici legati alla libertà civile, accompagnamento legge 104. Le nuove norme introdotte dall'INPS sono estremamente penalizzanti per tutta la classe di cittadini con patologia cronica rara e in generale con disabilità. Speriamo che su questo si cerchi di trovare una soluzione. E poi l'altra importante questione è quella dell'assistenza scolastica. Ancora sono molte le criticità, questioni di barriere architettoniche all'interno, sovrapposizione di orari di riabilitazione con quelli di scuola, scarsa formazione del personale e così via. Quali sono quindi le proposte del coordinamento per migliorare la situazione? Beh, sicuramente il quadro che esce fuori è un quadro appunto di un sistema di welfare in generale che non soddisfa le esigenze di salute delle persone e che mette a serio rischio l'esigibilità dei diritti sia alla salute che all'assistenza sociale. Il primo passaggio importante per riaffermare i diritti dei cittadini in questo momento storico, anche alla luce del dibattito politico, è sicuramente la questione dei livelli essenziali di assistenza, che giacciono ormai da più di 3 anni nei cassetti del Ministero dell'Economia e che non vengono emanati non per una questione di sostenibilità economica, ma per una pura scelta politica e per la poca attenzione che le nostre istituzioni hanno rispetto a questo problema. Questo dimostra anche il distacco che c'è tra le problematiche dei cittadini e l'agenda politica delle nostre istituzioni. E sicuramente chiediamo che venga rifinanziato il fondo per l'autosufficienza, chiediamo che venga rifinanziato il fondo per le politiche sociali, il fondo per le politiche della famiglia, tutti quei fondi a carattere sociale che sono stati fortemente ridotti se non azzerati. Ovviamente chiediamo anche che si adottino provvedimenti per quanto riguarda il miglioramento dell'assistenza a scuola di queste persone. Faccio l'esempio del diabetico con sindrome di Down: se non c'è nessuno che lo aiuta in ambiente scolastico a somministrare terapie, ci saranno sicuramente importanti. Sicuramente tra le proposte anche migliorare l'accessibilità ai farmaci necessari e insostituibili e sicuramente far sì che tutte le istituzioni lavorino
in modo forte sulla definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici per le patologie. Siamo fortemente convinti che le patologie croniche, che hanno una diffusione del 38,6% e assorbono una spesa del 70%, una spesa statale del 70%, debbano essere seriamente prese in carico, perché con la giusta assistenza di queste patologie, rivolta a queste patologie, noi avremo una maggiore sostenibilità per tutto il resto della collettività.